Kawasaki Z1000 2014. L'anno prossimo è l'anno della svolta per la Z1000, che riceve un muso davvero pazzo con quattro fari a LED che sono una novità assoluta per una moto giapponese e per una Kawasaki ovviamente. Il motore è rivisto, ma è rivista anche l'estetica della moto nella parte laterale. Scompare infatti molta plastica, il motore è più in vista e ben in vista anche il telaio, il pregevole telaio in alluminio che era presente già sulla versione del 2008. Il motore, come detto, riceve 3 kW in più, ora arriva a 142 cavalli, la forcella da 41 mm è derivata da quella della Ninja 636, mentre il monoammortizzatore posto in posizione orizzontale deriva dalla ZX10R che ha vinto quest'anno il mondiale con Tom Sykes. Su strada la Z1000 ha sfoderato un comportamento entusiasmante, in primo luogo per le doti del motore 4 cilindri, che ha una trattabilità e una pienezza ai bassi e medi regimi che non hanno quasi niente da invidiare a un bicilindrico, mentre in alto sfodera l'allungo che ha reso leggendari i 4 cilindri di Akashi. Ottima la frenata, che come tutti gli impianti giapponesi è modulabile, non ha un attacco molto pronto, però privilegia la dolcezza di funzionamento. Le sospensioni sono molto rigide, ma si può intervenire sull'idraulica sia della forcella che del mono ammortizzatore. Un cenno anche all'ergonomia della moto. Il busto è molto eretto, il manubrio è largo e abbastanza basso e sportivo per dare carico sull'avantreno, ma senza per questo gravare troppo di peso i polsi. Più scomodo il passeggero, che ha una porzione di sella molto limitata, mentre le pedane sono poste alla giusta altezza. La moto non ha grosse vibrazioni, al manubrio sono quasi inesistenti, mentre compaiono sulla sella e sulle pedane quando si superano i 7000 giri. Ma per darvi un'idea, a 7000 giri questa moto viaggia a oltre 160 km orari. La Z1000 arriverà in Italia a dicembre, in tre colorazioni. Il prezzo è di 12.290 euro franco concessionario con ABS. Per la versione bicolore grigia e verde bisogna spendere 200 euro in più.